Argomento da tenere sempre, insomma, aggiornato. Parliamo oggi di ipertiroidismo, cioè di una patologia che riguarda la tiroide, ghiandola importantissima che regola tante funzioni, tanti ormoni che, insomma, servono a tutti gli organi del nostro corpo. Ne parliamo con uno specialista, medico endocrinologo, il dottor Gianfranco Panetta. Dottore, benvenuto. Grazie, grazie. Grazie a lei di aver accettato. Grazie dell'accoglienza. Grazie davvero, anche perché... Prima domanda, dato che comunque l'ipertiroidismo, la tiroide, è sicuramente diciamo un'espressione nota al pubblico, difficilmente nessuno ha mai sentito parlare di ipertiroidismo, ma quanto è diffuso non lo sappiamo tanto. No, direi che intanto gli ormoni tiroidei, le problematiche tiroidee, sembra che siano di circa 6 milioni in Italia, non siano poche, di ogni genere. Esatto. Per quanto è diffuso, credo che attorno all'80 persone su 100.000 persone abbiano questa sofferenza. Questa sofferenza, problema. Che abbiamo detto non è cosa da poco, perché andiamo a scoprirlo un passo per volta. Anzitutto, cos'è la tiroide? Spieghiamolo chiaramente. Allora, la tiroide è una ghiandola che è estremamente importante fin dalla vita addirittura fetale, ecco, perché regola con i suoi ormoni il metabolismo di tutti gli organi, interviene nella termogenesi, interviene nella regolazione delle proteine, dei grassi, dei glicidi. È estremamente importante proprio perché poi regolamenta l'attività di tanti organi, in particolare sistema nervoso e sistema cardiovascolare, ma in realtà proprio tutti, tant'è che laddove ci sia un eccesso o un difetto di produzione dell'ormone, questi organi manifestano alcune patologie. Il che vuol dire che se la tiroide, che è una sorta di centralina, ha un problema, qualunque organo potrebbe andare in sofferenza. Assolutamente sì, in maniera diversa, ma ovvio, ognuno il suo, anche in maniera contemporanea. Sì, sì, assolutamente sì. Quindi un problema alla tiroide non è un problema da poco. È un problema importante, esatto. Ed è un problema non da poco, ma da tanto, nel senso che, volendo usare la stessa espressione, perché coinvolge altri molti organi. Ora, la cosa che io mi chiedo adesso è: come faccio a capire se ho un problema alla tiroide? Che sintomi ho? Allora, intanto bisogna distinguere se ci si trova di fronte a un iper o a un ipo, perché i sintomi sono del tutto diversi. Ecco. Se ci troviamo di fronte a un ipertiroidismo, il paziente può presentare manifestazioni di carattere generale, per esempio manifestazioni di carattere psichico, insonnia, agitazione, uno stato eretistico particolare, uno stato di ansia a cui magari non dà importanza, pensa di attribuirlo a problematiche familiari, situazioni particolari, però se a questo poi si va ad aggiungere un graduale dimagrimento, una incremento della temperatura corporea con una insofferenza verso le temperature un pochino più alte, si aggiunge anche un pochino di sudorazione, insomma entrano degli elementi seppur di carattere generale che però inducono il paziente stesso o il medico che lo visita a indagare circa la tiroide. Questi sono elementi di carattere generale, ma le manifestazioni più importanti riguardano i singoli organi, in particolare il sistema nervoso, il sistema cardiovascolare e poi anche in maniera variabile gli altri organi. Per quanto riguarda intanto il sistema nervoso, abbiamo già detto che il paziente può essere sul piano psichico allarmato, ansioso, insonne, ma poi ci sono delle manifestazioni anche periferiche, per esempio dei tremori. Se gli facciamo distendere le braccia e le mani, si presenterà con dei tremori sottili, fini. In ambito medico lo studio dei tremori prevede l'esame di altri organi, però in particolare laddove ci sia il sospetto che si tratti di un eccesso di produzione di ormoni tiroidei, è caratteristico far vedere, diciamo notare nel pazienti affetti che distendono le braccia e le mani dei fini tremori. A questo, sul piano semeiologico, cioè laddove il medico
approccia il paziente ed inizia a visitarlo, sempre sul piano neurologico c'è un'altra caratteristica: l'accentuazione dei riflessi degli arti inferiori e anche degli arti superiori, ma in particolare dei riflessi cosiddetti achillei, che sono quelli che vengono stimolati attraverso una percussione del tendine d'Achille, per cui sto piede si flette dorsalmente in maniera vivace, rapida e talvolta anche continua. Questo è un segno, diciamo, di tipo neurologico. Se poi andiamo su manifestazioni che riguardano altri organi, direi che l'apparato più importante che viene interessato è quello cardiovascolare. Perché? Perché il paziente ipertiroideo è sicuramente tachicardico. Talvolta avverte sensazioni di cardiopalmo, cioè avverte le palpitazioni. Se si tratta di un paziente di una certa età o che in qualche modo ha avuto già problematiche cardiache, questa iperproduzione di ormone tiroideo può tradursi poi in aritmie cardiache importanti come la fibrillazione atriale. Quindi molto pericolose anche. Beh, in qualche modo sì, può portare a necessità di fare indagini cardiologiche più approfondite, oppure delle semplici extrasistoli. Comunque un'attività sul cuore che ne aumenta non solo la vivacità, l'aumento dei battiti, ma anche appunto queste aritmie, può creare aritmie di questo genere. Altro elemento che riguarda l'apparato cardiovascolare, e questo è molto singolare, per il fatto che l'eccesso di ormoni tiroidei può creare una vasodilatazione periferica dei piccoli vasi sanguigni, se si misura la pressione, la massima magari può non essere molto alta, ma la minima è molto bassa, per cui si ha un rilievo di un aumento della pressione differenziale. Chiaro. Tra massima e minima c'è uno spazio maggiore. Uno scarto molto alto. Questo, diciamo così, le cose più semplici che riguardano l'attività cardiovascolare, ma naturalmente proprio per il fatto che la tiroide nella sua attività normale regola l'anabolismo o anche il catabolismo delle proteine, il soggetto dimagrisce. E non solo, ma l'attività muscolare diventa sempre più debole. Il paziente diventa astenico, i muscoli possono anche ridursi di volume, perché la componente proteica del muscolo si può ridurre in questo moltissimo. Caso. Ma e la tiroide in sé non subisce una variazione? Allora, qui è importante sottolineare alcune cose. Se si parla di aumento di volume della tiroide, quello che in medicina viene definito gozzo o struma, non necessariamente questo aumento di volume lo si deve agganciare a un aumento di produzione degli ormoni, perché la tiroide può essere aumentata diffusamente, oppure in maniera multinodulare, oppure con un solo nodulo, ma tutto ciò non c'entra, può non entrare con l'entità e la quantità di ormoni che vengono prodotti. Per quello che riguarda un ipertiroidismo, quello più comune, quello più diffuso, è uno particolare che prende origine da un meccanismo autoimmune, cioè degli anticorpi finiscono con lo stimolare in maniera autonoma la tiroide, spingendola a produrre ormoni in maniera indiscriminata. Questo morbo si chiama morbo di Basedow o Graves, e quindi è molto comune, conosciuto abbastanza nell'ambito delle strutture che studiano queste problematiche tiroidee. In questo caso la tiroide è diffusamente rigonfia perché lavora di più. Laddove invece ci fosse un nodulo solo che lavora di più, quindi una tiroide aumentata di volume, ma in quel punto, perché è solo un nodulo che lavora di più, si parla di un'altra tipologia di ipertiroidismo, prende il nome di morbo di Plummer,
per il quale i provvedimenti terapeutici possono essere leggermente diversi da quelli di questa prima forma di ipertiroidismo. Comunque tutto questo a sottolineare, anzi voglio aggiungere, ci sono aumenti di volume della tiroide con noduli 1, 2, 3, 10 che non necessariamente si accompagnano a ipertiroidismo, anzi talvolta quanto più sono grossi i noduli, quanto più aumenta il volume della tiroide, è espressione di uno sforzo che la tiroide fa per produrre ormoni in numero adeguato, ma deve sforzarsi perché ha delle difficoltà, magari perché non gli vengono forniti a sufficienza, che cosa? Lo iodio, che è l'elemento fondamentale perché la tiroide possa produrre gli ormoni tiroidei. Questo è tipico delle zone in cui, almeno in passato, anche in Italia, i fiumi, l'acqua era priva di iodio, per cui si vedevano persone girare con gozzi enormi perché la tiroide sforzava per produrre in carenza di iodio questi ormoni e di conseguenza il gozzo aumentava. Se queste manifestazioni apparivano anche nei bambini, nei feti, nei neonati, si delineava un quadro del neonato, se non veniva tempestivamente curato, di cretinismo endemico, perché riguardava quella popolazione, di quella struttura, di quel paese, di quella zona dove le acque non erano iodate, per cui gli ormoni tiroidei di questi soggetti venivano prodotti in minima quantità e la tiroide doveva sforzarsi per produrne di più, per cui apparivano persone con dei gozzi enormi. Questo oggi succede sempre meno, perché anche per questo quando andiamo al mare ci dicevano respira con iodio. Esatto. Oggi però si vende il sale iodato, per cui laddove ci fosse della carenza, ecco, viene integrato. Allora, molto molto chiaro. Molto chiaro. Quando è che contattiamo un professionista perché possiamo avere problemi? Allora, perché quando soprattutto emergono problematiche di tipo cardiologico. A questo vorrei aggiungere anche un'altra caratteristica che è tipica del morbo di Basedow, quello scatenato su base autoimmunitaria: la presenza di esoftalmo, cioè dei globi oculari protrusi in avanti, che si accompagnano anche ad un particolare aspetto dell'occhio. Intanto l'occhio, lo sguardo appare quasi atterrito. Perché? Perché le palpebre, soprattutto la palpebra superiore, rimane molto retratta, di conseguenza non segue nella rotazione dell'occhio verso il basso, quando noi vogliamo guardare verso il basso, non segue la rotazione dell'occhio, per cui la parte della cornea, della sclera, che normalmente viene coperta dalla palpebra mentre l'occhio ruota verso il basso, rimane bianca e quindi l'impressione di avere che gli occhi escano dalle orbite. Esatto, e ogni volta che vedo un individuo che ha questa caratteristica, c'è da porselo il problema, magari attraverso delle domande su come si sente, se ha avuto mai una familiarità in ambito, perché di familiarità è fattore di ci rischio, può essere, eccetera. Chiaro. Questo fatto dell'esoftalmo è molto interessante. Perché? Perché talvolta è vero che risponde alla terapia, se portiamo a termine la terapia per ridurre la quantità di ormoni tiroidei prodotti, ma talvolta può protrarsi e creare delle lesioni, perché gli occhi non si chiudono bene, sulla sclera, sulla cornea, da indurre il paziente poi a degli interventi chirurgici per far Chiaro. Retrocedere questi globi oculari. Sì, eccetera. Chiaro. Ora, l'argomento è complessissimo, come avevamo già annunciato. Spero che, come per me, sia chiaro anche per voi un po' di più.
di cosa parliamo quando parliamo di ipertiroidismo. Ma se aveste domande aggiuntive di qualunque tipo, vi rimando alla mail del dottor Panetta, g.panetta@virgilio.it. Non si risparmierà e risparmierà e risponderà ad ogni domanda. Con piacere, benissimo. Dottore, la ringrazio davvero moltissimo. Grazie a lei, grazie a voi. Salutiamo insieme i nostri ascoltatori. Buonasera, buonasera, grazie di avermi ascoltato. Un saluto a tutti, alla prossima puntata.